La questione energetica, visto che oggi è anche il giorno in cui sui giornali campeggiano le parole di Putin su South Stream, secondo lei quelle di Putin sono parole che mettono definitivamente fine al progetto? Ci sono ancora margini? Ne vale ancora la pena, oppure è il momento di pensare a riposizionarsi completamente dal punto di vista energetico? Il progetto di South Stream era fortemente contestato e condizionato dalla procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea. È un progetto che noi non consideriamo in questo momento fondamentale per l'Italia, quindi la decisione di bloccarne la realizzazione non costituisce per noi un elemento di preoccupazione immediata. Ovviamente esiste un grande tema di scelte strategiche sia con la Russia e i paesi dell'est, penso all'Azerbaigian, al Turkmenistan, tutte realtà con le quali avete visto, abbiamo intrattenuto relazioni in questi mesi, in questi anni, e con i paesi africani, sia nel settore delle nuove iniziative. Molti di voi che hanno seguito le missioni del governo italiano ricorderanno il Mozambico, il Congo, Brazzaville, l'Angola, gli interventi che abbiamo fatto in molte regioni subsahariane, sia per l'amicizia strategica che ci lega all'Algeria da sempre e che porta qua Eni soprattutto, ma anche Enel, ad essere una realtà molto importante. Quindi la cooperazione e collaborazione energetica va avanti. Io penso che strategicamente ci sia la necessità di continuare a collaborare nel settore est-ovest, ma che sia molto importante esplorare con ancora più determinazione il rapporto nord-sud e quindi gli investimenti in Africa. Grazie, grazie mille, grazie. Buon lavoro, arrivederci, buon ritorno ragazzi e buon ritorno a tutti.